Esternalizzazione della sicurezza ed attività economiche, riorganizzazione aree di sosta prolungata e zone operatori vari, integrazioni, sempre dell'assessore Lamalfa. Sì, più volte in passato, per esempio nel 2006, nel 2008 e ancora nel 2010, il Consiglio Comunale è intervenuto a regolamentare queste aree di sosta prolungata. Che cosa sono? Sono i posti lungo la strada che sono adibiti, nei quali è possibile per dei venditori ambulanti, commercianti ambulanti, che ovviamente devono avere tutti i requisiti di legge per esercitare quel tipo di attività, possono per un tempo delimitato, che è di 5 ore, esercitare la propria attività di vendita. Questa delibera, che viene per lo più oggi ripresa per la sua massima parte, va a individuare le aree in cui si possono vendere i fiori, le aree in cui si possono vendere le castagne, i funghi, frutta e verdura, e nelle quali è possibile somministrare del cibo. Con questa proposta di delibera andiamo a riprendere la delibera esistente, aggiungendo due piazzole di sosta per operatori vari, per attività specializzate, che quindi possono, quelli che normalmente rientrano in questa categoria sono in particolare quelli che fanno somministrazione di alimenti e bevande. Le aree individuate sono, dopo aver sentito anche l'ufficio Parchi e Giardini del Comune di Biella, sono l'area del parco Arequipa, posta a sud, quindi lungo la via Addis Abeba, all'interno del parco, quindi all'inizio nella parte, diciamo, asfaltata, un posto, e in corso Pella, zona sud, lato piazza Cerruti, quindi a Città Studi, un altro posto. La proposta è stata presentata in commissione, nella quale non è emersa alcuna osservazione. Ha usato il nostro furgone per fare lo sport. Grazie assessore. Ci sono interventi riguardo a questa delibera? Il mio tono non è intimidatorio, Passiamo alle dichiarazioni di voto. Rasolo. Sì, come ha già detto l'assessore, in commissione non sono emerse cose particolari. Ovviamente noi cosa andiamo a fare? Andiamo a recepire quelle che sono anche alcune richieste che sono emerse, e soprattutto andiamo a fornire un servizio in due determinate aree cittadine, in quello che poi si chiama comunemente area street food, e quindi andiamo a dare un servizio a quello che poi ci viene richiesto anche dalla stessa collettività. Quindi il voto del gruppo consigliare del Partito Democratico non può che essere naturalmente a favore. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Moscarola. Ma prendendo spunto dagli amici di Buongiorno Biella, volevo chiarire alla maggioranza che la Lega Nord non è diventata una stampella della maggioranza, anche se oggi ha votato per 7 delibere. Comunque, tanto per dire che quando l'amministrazione porta delle delibere di buon senso, il voto della minoranza non è preconcettuale, ma è naturalmente per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Quindi anche questa volta il voto sarà favorevole. Grazie, grazie consigliere Moscarola. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, convoco gli scrutatori. Chi è favorevole all'approvazione di questa delibera alzi la mano. Direi unanime anche questa. Abbassiamo pure le mani. Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera viene approvata.
siamo giunti al termine del nostro ordine del giorno, sciolgo la seduta augurandovi buon Natale e un magnifico 2016 insieme. Arrivederci al prossimo anno, grazie.